il dottor Cornacchione, che è il direttore della farmacia comunale di Carpenedolo, negli studi di Tempo Radio, di nuovo per filo diretto. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Buongiorno, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms, messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. E parliamo allora col dottor Cornacchione. Si ricorda quello che ha detto il suo presidente: se un regalo alternativo e utile vuoi fare, in farmacia comunale devi andare. Ok, questo appunto è lo slogan di oggi, noi appunto quindi lo abbiamo ribadito. Lei è il direttore della farmacia e quindi parliamo di che cosa oggi? Oggi parliamo di farmaci generici. Che cosa sono, perché si usano, visto che ormai sono entrati anche equivalenti. Esatto, sono entrati nell'uso comune anche per questioni di carattere economico. Partiamo da un minimo di storia, diciamo. Il medicinale di marca è un medicinale che è protetto da un brevetto che dura 20 anni. Una volta che una ditta produce un farmaco nuovo, ha 20 anni di tempo per poter ammortizzare i costi, le spese di ricerca e le spese di lancio. Poi può anche accadere che questa azienda decida di vendere i diritti di utilizzo ad un'altra ditta, per cui può succedere che già all'interno del farmaco di marca più ditte producano lo stesso prodotto, però sempre vincolate da un brevetto. Durante questo periodo il farmaco viene sottoposto a continui controlli di farmacovigilanza per garantire efficacia e sicurezza. Alla fine di questo periodo, che definiamo protetto, il brevetto scade e quindi questo farmaco può essere genericato, cioè prodotto da altre case farmaceutiche e venduto a prezzi più accessibili. Questo perché? Perché le ditte che lo producono non sono più obbligate a rifare tutti i dossier che erano stati fatti dalla ditta che l'ha brevettato, perché dopo 20 anni ormai efficacia e sicurezza del farmaco sono assolutamente conclamate. Ciò non toglie che comunque la farmacovigilanza continui sempre, perché la farmacovigilanza dura per tutta la vita di un farmaco. Sì. Come medicinale generico si intende un medicinale che ha lo stesso principio attivo e la stessa quantità di principio attivo del farmaco di marca, e anche la stessa forma farmaceutica. Questo perché un farmaco, per essere generico o bioequivalente, deve essere assolutamente identico al farmaco di riferimento. Ecco, entra a questo punto il concetto di bioequivalenza, tanto per spiegare, visto che ogni tanto se ne sente parlare. Ma io la domanda bastarda ce l'ho pronta, ecco. Dica. Allora, la bioequivalenza, che è una caratteristica che consente ad una formulazione farmaceutica generica di rilasciare con la stessa modalità, frequenza e concentrazione lo stesso principio attivo del farmaco di marca. Cioè, praticamente la bioequivalenza garantisce che il farmaco generico abbia la stessa efficacia, la stessa sicurezza e agisca in modo esattamente identico al farmaco di marca, altrimenti non potrebbe essere distribuito. Sì. Diciamo, la bioequivalenza, si dicono bioequivalenti farmaci che abbiano la stessa biodisponibilità. Che cos'è la biodisponibilità? Sì. È la velocità che ha una sostanza rilasciata da una formulazione farmaceutica per agire, fondamentalmente per entrare nel circolo sanguigno e per agire. Questo perché? Perché se noi sappiamo che il farmaco di marca ci fa passare mal di testa in 10 minuti, la stessa cosa deve fare il farmaco generico. Se ce lo fa passare in 3/4 d'ora, vuol dire che allora non funziona più, non è quello, non è un generico, è un'altra cosa. Bisogna a questo punto però tenere conto di una piccola differenza, cioè quelli che sono i cosiddetti eccipienti. Ovvero, se noi in un farmaco generico abbiamo la stessa quantità di principio attivo e di e la stessa qualità del principio attivo, gli eccipienti, che sono le sostanze che servono per tenere insieme il farmaco, cioè per costituire una compressa per esempio o per diluire uno sciroppo, possono essere differenti. Ogni ditta usa le sue. Questo cosa potrebbe comportare? Siccome noi alla fine non siamo tutti uguali, ma ognuno ha un suo metabolismo differente, può accadere, sono percentuali bassissime in effetti, che uno dica: ma il farmaco di marca fa questo effetto, il farmaco generico mi fa passare il disturbo più tardi, oppure anche il contrario, per esempio. Ecco, questo sottolineiamo, può essere che l'equivalente faccia magari più abbia un effetto magari ritardato, oppure magari abbia un effetto, esatto. Questo però è una cosa soggettiva, perché uno per esempio può anche dire: a me passa il mal di testa. La classica dissenteria, mi scusi, per esempio alcuni farmaci ti danno magari l'equivalente
apparentemente no, o viceversa. Esattamente, per esempio, uno dice un farmaco ha dentro il lattosio, l'altro farmaco non ce l'ha, sono due generici perfettamente equivalenti. Un intollerante al lattosio può usare, per esempio, o il farmaco di Marco, il generico, a seconda che contenga o non contenga lattosio. Ecco. Però a un certo punto di vista questa cosa accade anche con i farmaci di marca. Non essendo tutti uguali, uno può dire a me passa mal di testa con l'aspirina, l'altro dice a me con l'aspirina non passa, devo prendere l'Oki, per dire. Ma questo non vuol dire uno dei due funzioni e l'altro no. E l'altro. Semplicemente perché appunto non siamo esattamente tutti uguali, anche se la statistica poi alla fine ci ingloba tutti allo stesso modo. Superiamo il paracetamolo, dottore. Andiamo oltre. Questo cosa significa? I generici sono farmaci assolutamente sicuri, assolutamente testati, assolutamente efficaci, per cui si possono usare tranquillamente. Molte persone lo scelgono anche per una questione economica, il farmaco generico costa meno del farmaco di marca. Poi, ripeto, se da un punto di vista di esperienza personale una persona vede che percepisce delle differenze o con l'uno o con l'altro, può orientarsi chiaramente facendosi consigliare anche dal medico o dal farmacista. Però, ripeto, si tratta di farmaci di larghissimo uso, di larghissimo consumo, e che sono non vanno considerati come farmaci di serie B, ecco, come molti dicono, oppure mi dia il farmaco vero, non il sostituto, perché a volte in farmacia si sente dire anche queste cose. Non è assolutamente un farmaco di serie B. Ma adesso come era? Una volta c'era molta poca fiducia nei confronti degli... No, direi adesso il farmaco generico si sta via via sempre più consolidando, sempre. E sono molti pazienti che ormai li usano, anche perché una volta che uno lo utilizza e si accorge che non c'è alcuna differenza, diventa un'abitudine fondamentalmente. Prima di leggere i messaggi, dottore, una cosa se la sa, perché non è tenuto a saperla, perché, gli equivalenti magari sono fatti in Italia, mentre invece le multinazionali... Dipende, alcune ditte italiane producono farmaci in Italia, altre multinazionali li producono all'estero. C'è da dire che molto spesso anche molti farmaci di marca vengono prodotti all'estero, anzi, diciamo, esistono i cosiddetti terzisti, che sono quelle ditte che fanno i farmaci e dopo li inscatolano per le varie marche. Molto spesso lo stesso terzista produce sia il farmaco di marca che il generico. Ecco. E poi cambia solo il blister esterno, per cui in alcuni casi veramente il farmaco di marca e generico cambiano solo per il colore della scatola e basta, dentro c'è esattamente la stessa cosa. Ecco, può essere anche un modo, insomma, favoriamo il lavoro italiano, visto che siamo certamente italiani, per cui so che per esempio in Piazza della Repubblica a Milano producono alcuni farmaci, adesso non possiamo dire a noi delle marche, però diciamo, c'è una marca che è italiana e produce in Italia, per esempio. Allora, sì, quindi ci sono appunto tutte queste cose. Per quanto riguarda anche la biodisponibilità, le volevo chiedere, poi le leggo i messaggi. Prima abbiamo parlato per esempio di paracetamolo. Il paracetamolo è un farmaco che trovi in compresse, in capsule, in sciroppo, non diciamo il nome, ma c'era quello che dormiva per i bambini, eccetera, anche in supposte, ci sono anche differenze per quanto riguarda appunto per esempio il paracetamolo in supposte ha un'azione molto più rapida rispetto al paracetamolo in compresse. C'è da dire che però in supposte viene assorbito in quantità minore, per cui per esempio la compressa da 500 deve essere compensata da una supposta da 1000, però chi ha un attacco di febbre acuta molto alta con la supposta agisce prima, per dire. Ok, per cui chiediamo sempre consiglio al farmacista, che è un professionista che ha studiato in una facoltà da 5 anni e quindi appunto non improvvisiamo, non facciamo. Allora, le leggo i messaggi. Dottor Cornacchione, ci sono delle parainfluenze, raffreddori e tanto altro, come facciamo a capire che non è Covid? I tamponi rapidi sono attendibili? I tamponi rapidi sono attendibilissimi. Diciamo che il tampone che viene venduto in farmacia è lo stesso tipo di tampone che viene usato dai professionisti. Se diciamo fatto correttamente anche a livello domiciliare è assolutamente attendibile. Però è più corto l'asticello, no? Noi abbiamo quelli lunghi. Abbiamo quelli lunghi. Allora, salve dottor Cornacchione, lei cosa ne pensa degli antibiotici dati a chi ha l'influenza? Allora, la influenza è un virus, l'antibiotico combatte i batteri, per cui se hai influenza l'antibiotico non serve, anzi fa danni. Fa danni perché abbassa. E comunque sempre chiedere al medico di base prima. Esatto. Cornacchione, salve. I prodotti... Avete prodotti per l'igiene intima? Sì, ci sono.
Allora, Loredana diceva: il problema è che quando mi trucco poi mi vengono brufoli e eritemi, posso chiedere consulenza a voi? Ecco, non se ne parla mai, ma la cosmesi, sì? Uno magari si mette una cosa e gli fanno male, esatto, una reazione allergica. Sì, perché appunto ci sono sostanze che in persone particolarmente sensibili possono dare fenomeni di allergia. Esistono linee ipoallergeniche, noi abbiamo anche quelle, però ad ogni modo può venire in farmacia. Abbiamo le mie colleghe, soprattutto donne, sono molto più esperte di me da questo punto di vista e hanno le possono dare dei consigli adeguati. Poi, dottor Cornacchione, grazie del suggerimento che mi ha dato, l'ho messo in pratica, sto molto meglio, dice Annalisa, non so che suggerimento, ma comunque, dottor Cornacchione, lei è molto bravo, però ho preso ugualmente il Covid, le medicine per curarlo, non le date, non so perché. No, allora dipende, se sono farmaci da banco noi li diamo, se sono farmaci tipo antibiotici o antinfiammatori che richiedono la prescrizione medica non li possiamo dare, ma questo vale per tutti i farmaci, non solo per quelli da COVID. E non dimentichiamo che il COVID è un virus. Il COVID è un virus, per cui escludendo l'antibiotico a prescindere, poi comunque antinfiammatori che si possono dare ci sono. Esatto. Io ho i farmaci generici, non li uso perché è la seconda scelta di scarto. È la seconda scelta di scritto. Non è vero, abbiamo detto prima che non sono farmaci di serie B. Dottore, guardi, per esperienza provata, i farmaci generici mi hanno provocato qualche problema. Era quello che si diceva prima, può darsi che a livello di eccipienti ci sia qualche cosa che per lei non è adeguato, però non si può fare una statistica a base di quello. Poi alla fin fine, se uno si trova meglio col farmaco di marca, nulla vieta di proseguire con quello. Allora siamo in addirittura d'arrivo. Noi ringraziamo tantissimo il dottor Cornacchione, che è il direttore della farmacia comunale di Carpenedolo. Come chiudiamo, dottore? Io chiudiamo, diciamo, stando attenti, visto che adesso le influenze sono iniziate. Quest'anno oltretutto il periodo è anticipato, quindi immunostimolanti, mascherine magari nei luoghi molto affollati, attenzione in generale. E non antibiotici se è una forma virale, assolutamente, comunque sempre prima chiedere al medico di base. Benissimo, grazie dottor Cornacchione.